campione irlandese della Trinity Racing, Benini, è sua la decima tappa. San Vito al tagliamento, Castelfranco, signori, Benini, Trinity Racing, Benini, campione irlandese, fa sua la tappa numero 10. Sale sul palco Trinity Racing, si porta a casa la decima tappa. Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco, presidente della provincia. L'ultima tappa di questo giro giovani è praticamente interamente trevigiana. È bellissimo, ha valorizzato le colline di Valdobbiadene e di Conegliano, tutto il territorio, la pedemontana, e poi che insomma si chiuda a Castelfranco Veneto per me è un motivo di particolare orgoglio. La piazza si presta, abbiamo visto tantissima gente, io credo sia stato un bel successo e ci voleva un po' di positività. Eh sì, questi giovani fanno ripartire, anche la gente si vede che ha voglia di ripartire. Sì, ed è giusto così. Oggi assistiamo al calo della pandemia, la campagna di vaccini che sta andando avanti a tamburo battente, il clima che si sta sistemando, quindi avanti tutta. Juan Ayuso, eccolo, è suo il giro, è sua la maglia rosa, ma anche la maglia rossa. Per lui i fiori, la maglia e ovviamente... pronto a sbocciare, a festeggiare. Presidente Montedoro, un grande successo oggi, dalle colline alla pianura. Sì, un grande successo sicuramente, dalle colline alla pianura, visto che il giro Under 23 è entrato a Conegliano e ha attraversato le colline patrimonio dell'UNESCO, per cui per noi sicuramente una grande soddisfazione vedere questi giovani che ci mettono la passione e che attraversano uno dei panorami più belli che abbiamo in Italia, ma direi in tutto il mondo. In che modo lo sport, questo tipo di sport, ma anche quello più di base, può legarsi alla promozione delle colline UNESCO? Ma lo sport intanto ci insegna che dobbiamo fare una vita sana e le nostre colline sicuramente, proprio per il paesaggio che hanno, per tutte le bellezze naturali che possono offrire, rappresentano indiscutibilmente un elemento che si coniuga con uno stile di vita sano. E quindi di sicuro poter accogliere anche il Giro d'Italia, che ovviamente il ciclismo è in Veneto ma in tutta Italia uno degli sport più importanti, se non il più importante, rappresenta un elemento importantissimo anche da utilizzare per spingere il turismo nelle nostre zone. E come riparte dopo la pandemia la promozione delle colline del Prosecco UNESCO? Beh, è ripartita con il ciclismo oggi, direi, con questa bellissima giornata tra l'altro, e bisogna fare le congratulazioni a questi ragazzi perché veramente hanno fatto delle performance incredibili con un tempo particolarmente difficile. Noi lo ringraziamo il tempo perché oggi nei fatti le colline sono state irraggiate dal sole e sicuramente questa apertura con il ciclismo ci dà la possibilità anche di iniziare ad aprire poi e inaugurare i nostri percorsi di cammino a piedi e anche quelli in bicicletta.